Ben trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7, che vi tiene informati su tutte le attività del Consiglio regionale e in particolare in Consiglio regionale è arrivato il via libera all'insediamento della commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzate in Toscana. Il Consiglio regionale ha detto sì alla Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata in Toscana. Nella seduta di insediamento in settimana la Presidenza è andata all'opposizione. La Presidente è Elena Meini della Lega. Il nostro regolamento prevede che la Commissione abbia la durata di tre mesi, prorogabili per altri tre mesi. Quindi nel giro dei sei mesi noi sicuramente presenteremo al Consiglio regionale una relazione. Nei prossimi giorni si riunirà l'Ufficio di Presidenza per fare una calendarizzazione più che delle date di, cui, di come vogliamo improntare la Commissione, perché io ho una mia idea su quelli che saranno i soggetti che dovranno essere uditi in Commissione, su come dovremmo svolgere l'attività della Commissione, però voglio condividerlo con l'Ufficio di Presidenza perché credo che questo debba essere un lavoro collegiale e non di un partito, di una coalizione, ma di tutto il Consiglio regionale. Io io chiederò sicuramente che vengano uditi alcuni dei soggetti coinvolti nell'inchiesta, chiederò che vengano uditi i prefetti delle, di tutte le nostre province, perché sicuramente sono quelli che sono a contatto più con la questione della criminalità organizzata e chiederò anche di coinvolgere le associazioni che si occupano di mafia in Italia ma anche in Toscana perché credo che lo studio che loro fanno tutti i giorni quotidianamente, l'impegno che loro mettono debba essere riconosciuto anche da questa commissione e noi abbiamo bisogno di persone come loro che ci diano un supporto per far sì che tutto questo in Toscana non si verifichi nuovamente. Al Partito Democratico è andata la vicepresidenza con Lucia De Robertis regione metta in atto quelle, quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per, eh, per evitare che eh, chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle, delle interpretazioni. Questo io mi auguro questo, di riuscire attraverso la deduzione di ascoltare tanti soggetti eh, e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza... Questa regione dalle infiltrazioni mafiose, perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare eh, tutta una serie di attività per evitare che eh, chi vuol fare della regione una terra del, dove tutto si può, si può fare ha sbagliato regione. Il segretario è Maurizio Sguanci di Italia Viva. Il nostro impegno sarà non tanto quello di occuparci dei fatti occorsi perché. Quello è compito della magistratura, ci sono indagini in corso, quindi non saremo noi ad intralciarla. Cercheremo di contattare tutte le prefetture per capire lo stato dell'arte che la fragilità in questa regione in qualche modo ha portato. La pandemia ha portato questa fragilità nella regione. Chiaramente, in un momento di così grande difficoltà economica, per le cosche mafiose è assai più facile penetrare il tessuto produttivo. Noi cercheremo di capire quali sono le criticità, in modo da poterle poi prevenire, portandole alla luce del sole, e poi adottare tutti quelli che saranno i provvedimenti che noi riterremo necessari in Consiglio, affinché tutto questo venga scongiurato. La votazione palese è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Noi come tutti i toscani ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche... Eh, la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere eh, dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano non solo per tagliare definitivamente cordoni con alcuni ambienti malavitosi ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia. Eh, anche pulizia ambientale e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Unico voto contrario quello di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centro-destra. La cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con eh, le, diciamo, le, chi in questo momento è oggetto di inchiesta, è stato proprio il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta eh, diciamo, lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa, in questa Commissione, alla quale comunque auguro buon lavoro e, e a cui do subito un, una prima indicazione secondo me di come si dovrebbe impostare cercare di fare un'esatta un panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana che ha coinvolto eh, diciamo non soltanto lo scandalo che è, ma anche altre iniziative dove ci sia un coinvolgimento della criminalità organizzata e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a eh, fenomeni di tipo corruttivo, ma anche e soprattutto di infiltrazioni di eh, organizzazioni malavitose e eh, connotazioni di carattere mafioso. E su questo devo dire che è un peccato non aver sfruttato le indicazioni che sono arrivate dalla Fondazione Caponnetto e dalle molte persone che sono state audite nel 2018 durante la commissione d'inchiesta rifiuti all'epoca presieduta dal Movimento 5 Stelle. Ciò che è emerso da quella commissione e dalle audizioni sarebbe stato già fondamentale per non arrivare alla situazione in cui oggi ci troviamo. Conclude il novero dei commissari anche Marco Stella di Forza Italia. In Commissione ogni eventuale decisione verrà presa con un voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica dei gruppi di appartenenza. Come da impegno preso in Consiglio regionale in pochi giorni si è insediata la Commissione, è stata eletta la collega Elena Meini presidente, a lei auguri di buon lavoro. Questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini della Toscana. Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche. Qui va... Ha innalzato un muro contro la criminalità organizzata. La Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare, ci fanno preoccupare tanto e per questo è necessario che quella commissione vada in profondità, audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose. Dopo un lungo dibattito è passata a maggioranza la legge regionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Contrari, Fratelli d'Italia, Forza Italia, astensione della Lega. Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale è passata a maggioranza, in seguito ad un lungo confronto in aula, la legge per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. L'atto normativo presentato dalla quasi totalità della Commissione Cultura è stato poi approvato con il voto favorevole del PD, di Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Il voto contrario è stato espresso da Fratelli Italia e Forza Italia, la Lega si è astenuta. Oggi approviamo la PDL 39 che istituisce il Consiglio straordinario dedicato a Dante in questo anno di celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte e oltre a questo stabilisce una serie di attività promosse dall'ufficio di presidenza insieme all'ufficio di presidenza della quinta commissione per onorare anche dal consiglio regionale questa, questa importante celebrazione. Devo dire Dante ha avuto con un rapporto Tormentato, e ha sofferto, quindi è andato a morire fuori dalla Toscana. Allora poterlo ricordare in un momento così significa anche fare i conti con la nostra storia. La storia non si cambia, ma si studia, si approfondisce, se ne sottolineano gli elementi di identità e non c'è dubbio che Dante Alighieri per i toscani sia un elemento di forte identità. Con questa iniziativa vorremmo dal Consiglio regionale dare alcuni, mandare alcuni messaggi e fare anche un piccolo investimento a sostegno delle attività di produzione culturale. Quindi il Consiglio regionale stanzierà 100.000 euro per progetti da far rientrare in questo piccolo calendario di attività promosse dal Consiglio stesso. Questa legge è importante, io l'ho anche firmata e in commissione ho votato favorevolmente. L'ho votata, cioè l'ho firmata perché Dante non rappresenta solo la Toscana, ma direi che rappresenta l'Italia nel mondo. 700 anni sono tanti e è ancora molto attuale. Infatti diciamo che stiamo passando dall'inferno al purgatorio con quello che ci è successo in quest'ultimo anno e si spera veramente di rivedere le stelle presto. Come lui è entrato nella selva oscura, noi siamo entrati in questo periodo di Covid e speriamo presto di uscirne. Poi per il discorso dei 100.000 euro che hanno stati stanziati è venuto fuori qualche problema perché... Abbiamo scoperto che già la Giunta ne aveva stanziati 250.000. Quindi abbiamo chiesto se si poteva in qualche modo eliminare questo punto dalla proposta di legge. Ci è stato detto di no, quindi ci siamo astenuti. Però per me Dante è sempre il sommo poeta. Noi abbiamo scelto di votare contrario all'istituzione della legge su Dante. Siamo certamente favorevoli a ricordare Dante a 700 anni dalla sua morte. Sappiamo anche che l'infrastruttura più importante che questo Paese ha è l'infrastruttura culturale e su questo dobbiamo puntare. Però abbiamo anche consapevolezza di cosa stiamo facendo. Mettere oggi 100.000 euro del Consiglio regionale, dei soldi dei cittadini, per ricordare, Dante, quando la Giunta ne ha già messi 200 e quindi sommandoli si arriva a oltre 300.000 euro, a noi sembrava eccessivo. Le famiglie non arrivano a fine mese, molte delle nostre aziende stanno chiudendo, molte delle attività commerciali non riusciranno a riaprire post pandemia. Crediamo che le risorse debbano essere non soltanto gestite come il buon padre di famiglia, ma anche in maniera molto oculata. Ecco perché abbiamo votato contrario, perché la legge è tardiva, perché c'è già la giunta regionale che ha investito 200 mila euro. Se si vuole fare qualcosa su Dante di estremamente serio, lo si doveva fare prima. Con un anno di ritardo a causa della pandemia si festeggiano i primi 100 anni di storia dell'Empoli Football Club, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato al centro sportivo una targa il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato al Centro Sportivo di Monteboro una targa al Presidente Fabrizio Corsi per i primi 100 anni di storia dell'Empoli Football Club, che per via del Covid non ha potuto celebrare l'evento nell'estate scorsa, ma che ha raddoppiato la festa a fine di questa stagione con la promozione in Serie A della squadra. Ma è un momento per me molto bello e significativo premiare l'Empoli vuol dire premiare chi ha la capacità di guardare al futuro è vero, sono 100 anni della sua storia ma questo premio va specialmente per la capacità che ha avuto in questi anni di far crescere ragazzi e di farli diventare protagonisti, di formare allenatori che hanno solcato eh, i campi più importanti d'Europa è un premio anche ai 30 anni di presidenza di Fabrizio Corsi eh, un presidente appassionato Appassionato, competente, attento ai talenti migliori, un grande in bocca al lupo all'empoli, un grande in bocca al lupo al suo presidente. Dovevamo darla ad agosto del 2020, il momento dei 100 anni. Purtroppo la pandemia non ci ha permesso di farlo. Oggi essere qui è un segno di speranza, è un segno di ripartenza, ma è anche un segno di grande attenzione a chi vuole scommettere e investire sul futuro del nostro territorio. Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale Enrico Sostegni e il sindaco di Empoli Brenda Barnini. Un riconoscimento del Consiglio Regionale ad una società sportiva, ma insieme a una comunità e a tutta la città di Empoli. Corsi ha ricambiato omaggiando della maglia celebrativa del secolo di vita che riprende il color vinaccia delle prime casacche oggi diventate azzurre. La Toscana Parlamento è tutto, l'informazione dal Consiglio regionale torna la prossima settimana.